entra adesso davvero nel vivo, tocca ad Alberto Tomba. Alberto Tomba ha un vantaggio di circa 7 decimi su Wallner, un ritardo di 32 centesimi rispetto a Furoset. Ovviamente Alberto ha già vinto la coppa di specialità, per cui attacca al massimo per cercare di vincere anche questa gara. Un secondo, un terzo posto sicuramente gli interessano fino a un certo punto. Partito con grande decisione Alberto, pressione sempre di potenza straordinaria, infatti è un fisico davvero superman, Alberto Tomba, su questo non c'è discussione, 44-22 il tempo di Wallner, guardate che roba, 1.14, ha già dato 4 decimi in prima parte, però non ha, subito dopo l'intermedio non mi è piaciuto molto Alberto, qui invece è assolutamente straordinario, ha fatto un paio di passaggi da grandissimo campione qual è. Molto buono anche qui, eccezionale Alberto, un secondo di vantaggio, peccato per quell'errore in quel curvone lungo verso destra dove ha lasciato veramente qualche decimo di troppo, davvero un peccato, e comunque Alberto chiude la sua gara sicuramente primo con un vantaggio di 1.45 nei confronti con avanche, con un piccolo errore che mi auguro non pregiudichi la sua possibilità di vettoria. Senza quell'errore sarebbe stata una manche assolutamente perfetta la sua. Ma seguiamo ora Rudy Nirlik 22 centesimi di vantaggio su Alberto Tomba, un decimo solo di ritardo rispetto a Ole Christian Furse. Vediamo un po' Nirlik, è andato quasi di testa contro quel palo, 43-08, è già indietro, è già in ritardo rispetto ad Alberto, però ha sciato meglio qui, purtroppo per Alberto, che tutto sommato, se posso essere un po' campanilista, il purtroppo era in senso assoluto. Adesso però Nirlik arriva nel tratto più difficile dove Alberto ha sciato veramente alla stragrande. Serie di piccoli errori, però sapete che Nirlik è sempre uno che non si capisce mai, vedete, è in vantaggio. L'errore di Alberto è stato davvero un po' più grave ancora di quello forse che pensavo. Ecco ora Nirlik nel finale dove Alberto ha sciato la grande, 26.56 il tempo di Alberto, 25.26 è dietro, è nettamente dietro. 2.20 togliere un'altra grande vittoria al nostro grandissimo Alberto. Ecco Ole Christian Furse che ha fatto una manche eccezionale qui a Waterby Valley nella prima prova. Vediamo se riuscirà a ripetersi nella seconda, è partito molto bene, indiscutibilmente bene. Finora non ha sbagliato nulla Furse, molto bene. È praticamente l'unico che è riuscito a sciare quasi come Alberto, anche lo meglio di Alberto in quel passaggio, ma non eccezionale, però sicuramente a questo punto il suo vantaggio è incrementato, bisogna vedere se riesce a conservarlo anche in questo tratto. Bene, dovrebbe essere ancora davanti, infatti avanti, vedete, 48 centesimi, quell'errore purtroppo costa carissimo ad Alberto. Vediamo un po' nel finale, se Ole Christian non commette errori dovrebbe farci, l'ha sciato molto bene anche nel finale, direi che non ci dovrebbe essere discussione, forse vince questo gigante, ma che è dietro per un centesimo, ma Alberto ha fatto dei numeri nel finale davvero straordinari, per un centesimo, pensate, Alberto Tomba ha dato a Furse praticamente 5 decimi negli ultimi 20 secondi di gara, è stato assolutamente straordinario.